Passo alla seconda, Presidente. Le chiedo gentilmente di essere anche per rispetto, stato, per rispetto degli altri consiglieri che devono fare. Sono stato, credo, abbastanza. E anche gli assessori lo sarò, ma solo, lo sarò anche tecnici. Per la seconda, anche perché mi rifaccio alla comunicazione del consigliere Valerio, quella relativa alla lettera del dirigente. Lui l'ha fatta sotto forma di comunicazione, io la faccio sotto forma di interrogazione, perché vorrei capire che cosa sta succedendo. Cioè, qui abbiamo, e chiedo scusa se mi ripeto, ma credo che, come giustamente sottolineava il consigliere Valerio, sono questioni che non si verificano da decenni. Un dirigente che scrive prevalenti ragioni di ordine etico e morale, sempre più inconciliabili con la presunzione del mio mandato, mi spingono a questa decisione, cioè quella di dimettersi. Problemi di sintonia per la mia persona e per la mia dignità. Aggiunge, stando così le cose, più che mai necessario e moralmente doveroso che io mi dimetta nel rispetto della mia professionalità, avulsa da qualsivoglia indirizzo politico, amministrativo o ruolo di un sindaco. Guardate, queste sono parole pesanti, molto pesanti. Ed è vero quello che dice il consigliere Valerio, se si fosse verificata una cosa del genere con l'amministrazione Dotoli, credo che ci sarebbe stato molto clamore nella città. E se ci fosse stata ancora la procura Lucera, probabilmente ci sarebbero, come dire, degli interrogativi a cui rispondere anche davanti ad un procuratore. Allora io vi chiedo, non c'è il sindaco stamattina, sarà impegnato in altro, immagino, però c'è il vice sindaco che lo rappresenta, io vi chiedo di capire a che cosa si riferisce questo dirigente quando parla di queste questioni. Cioè, voglio sapere, vorrei sapere, credo che sia doveroso, lo deve sapere tutta la città, quali sono i problemi di carattere etico e morale che hanno spinto questa persona a rinunciare al mandato, a rinunciare all'incarico. Il sindaco dovrebbe essere presente. Vabbè, però immagino che voi sappiate, perché qui parla di contrasti che sono stati evidenti sin dall'inizio, io non ho riportato la frase, ma esordisce così dicendo che non è mai andato d'accordo con il sindaco, e parla di questa sua professionalità che deve essere avulsa da qualsiasi indirizzo politico amministrativo o ruolo di un sindaco, quindi lasciando intendere che ci sono state o ci sarebbero state delle pressioni, per cui io voglio capire, ovviamente se siete nelle condizioni di rispondermi, che cosa è successo. E vorrei capire, io penso che quella lettera sia indirizzata al sindaco in primis, quindi è lui che dovrebbe rispondere. Capito, Presidente, ma io faccio la domanda all'amministrazione, che oggi è rappresentata dal vice sindaco, il quale non è che sta qui perché è calato dal cielo, è il vice sindaco, per cui immagino che possa, sia nelle condizioni di poter rispondere. Poi ci sono gli altri assessori, cioè, quindi voglio dire, non credo di stare chiedendo come dire di radici quadrate a un professore di lettere, no, stiamo parlando di questioni che dovrebbero conoscere tutti quanti. Peraltro, e concludo l'interrogazione, vorrei anche capire a questo punto che farete, cioè come intendete muovervi per sostituirlo. Prego, assessore. Buongiorno a tutti, e probabilmente però rimarranno deluse un pochettino le aspettative circa quello che attendete dalla mia risposta, in primis perché, non essendo il sindaco, e mi sembra che la lettera, insomma, faccia riferimento espressamente al sindaco, non posso entrare in certe questioni che oggettivamente e onestamente neanche conosco, molto personali ritengo, perché leggendo la lettera del dirigente si parla di mancanza di sintonia con lei, signor sindaco. Adesso su che cosa fosse basata questa sintonia, questa fiducia, questo rispetto reciproco, onestamente faccio difficoltà a comprenderlo anche io. Sapevo che probabilmente non andavano d'accordo al 100%, però da qui poi a dimettersi dopo 8 mesi, io penso che, insomma, il passo potesse essere un attimino più lungo. Insomma, onestamente io non credevo si dimettesse, visto e considerato che mancano ulteriori 4 mesi alla scadenza del mandato. Avrà avuto le sue buone ragioni, non essendoci lui
probabilmente non sono neanche in grado di comprendere quando fa riferimento a ragioni etiche e morali, che effettivamente è un'affermazione grave. Condivido questo tipo di perplessità che nutrite, però dovrebbe spiegare lui quali sono queste ragioni etiche e morali. A me personalmente risulta che mai nessuno di noi, né tantomeno il sindaco, si sia permesso di fare qualsiasi tipo di pressione o intromissione o cosa di questo genere. Quindi probabilmente io solleciterei lui anche dinanzi agli organi preposti, perché so per certo che il sindaco risponderà a questa cosa e chiederà delucidazioni anche di fronte ad organi eventualmente preposti. Quindi sarà lui poi a spiegare a tutti che cosa intendesse per ragioni etiche e morali che lo spingono a fare un passaggio in questa direzione. Che cosa posso aggiungere? Ripeto, mancando il contraddittorio non sono neanche in grado di capire che cosa possa aggiungere il sindaco, perché mi sembrerebbe più una questione che riguardi, come dire, queste due personalità che non si sono conciliate, ecco, per intenderci. È chiaro, parla di mancanza di fiducia, questo è sotto gli occhi di tutti, si è dimesso perché forse non aveva più l'estrema fiducia del sindaco e quindi moralmente ha ritenuto, e anche professionalmente, di dover fare un passo indietro. Politicamente posso dare soltanto la garanzia che a breve, stiamo facendo una valutazione oggettiva, provvederemo con la sostituzione. In questo momento non sono in grado di dire in maniera certa, però posso garantire che nell'immediato provvederemo a sostituire il dirigente tecnico, perché è ovviamente è troppo importante, non ci possiamo permettere il lusso di non tenere il dirigente tecnico per un periodo più o meno lungo. Spero di essere stato esaustivo, ma oltre non posso aggiungere altro. Non molto, per la verità, assessore, perché su entrambe le parti dell'interrogazione non mi ritengo soddisfatto. È chiaro, non è che mi aspettassi chissà quali grandi chiarimenti, però mi risulta che ci siano state delle riunioni, anche degli incontri di tutta la coalizione o della giunta con il dirigente di quale ci sono stati interchi o altro, e quindi immaginavo che anche non essendoci il sindaco ci fosse, diciamo, qualche argomento che potesse essere esplicitato anche dalla sua persona. Quanto alla seconda parte, è chiaro che lo sostituirete, mi sembra evidente. Non è che si può andare senza il dirigente tecnico dell'urbanistica. Chiedevo di capire come, in che forma, con chi. Questo è, invece lei mi ha risposto, lo sostituiremo a breve, lo so, se lo sostituirete. Va bene, grazie. Grazie per l'utilizzare.